Mi aggancio a queste considerazioni, diciamo, sull'opportunità e sulle risorse messe a disposizione e quelle utilizzate e quelle invece che, come abbiamo visto, hanno ancora degli spazi. E si vede subito che quelle, diciamo, per le grandi imprese hanno avuto domande il triplo di quelle disponibili, mentre quelle per le piccole e medie imprese vediamo che c'è ancora spazio e questo conferma quello che diceva anche prima il sindaco, che poi è una realtà che conoscevamo, che si fa fatica a, diciamo, a sostenere in modo capillare la presenza sul territorio della micro, piccola e media impresa, mentre la grande impresa ha colto l'opportunità sia dei bandi che sono effettivamente. Cioè l'opportunità della intensità d'aiuto per l'impresa, che effettivamente è la massima possibile in questo periodo, perché grazie all'interesse e alla volontà sia del commissario Legnini, sia del responsabile struttura Sisma 2009 presente, sia delle quattro regioni, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la volontà è stata quella proprio di destinare il più possibile come aiuti l'intensità massima che si può dare al privato. E questa per le grandi imprese, e ci sono anche imprese importanti che hanno deciso di investire in questi territori con progetti di decine di milioni di euro, questa opportunità l'hanno colta. Quello che manca è quello che cerchiamo di fare, è quello che siamo qui oggi, che la Fondazione Simbolo insieme a altre fondazioni e associazioni sta cercando di fare una sorta di animazione sul territorio, è quello di stimolare sia i residenti che sono rimasti in modo eroico in queste zone, sia quelli che sono andati fuori e che qui adesso nei 183 comuni dei due crateri del sisma 2016 e del sisma 2009 c'è la possibilità di creare impresa con un'opportunità che non torna più. Questo lo dobbiamo dire, cioè questa intensità d'aiuti, questa il volume di risorse disponibili e le potenzialità, perché qui prima l'accennava Romano Benini, si sta cercando proprio di interpretare nel modo più estensivo possibile la possibilità di dare la possibilità a chi vive queste zone di fare impresa e questa è un'opportunità veramente che ha i giorni contati, nel senso che questi bandi scadranno il 31, la volontà è quella di utilizzare il più possibile perché, come abbiamo visto, i grandi rischiano di mangiarsi i piccoli, perché i grandi hanno fatto domande il triplo di quelle disponibili. I piccoli non la stanno facendo, quindi le risorse che avanzeranno da queste domande probabilmente andranno diciamo, a coprire la voracità, passatemi il termine, dei grandi. E questo è un peccato soprattutto per le due misure che prima ha accennato Romano, legate all'economia circolare e alla valorizzazione delle risorse locali. Perché queste misure, le B3 parlo, B3.1, B3.2, la B3.3, quella del riciclo delle macerie, è andata benissimo perché era legata, come dire, stava nelle medie imprese, grandi e medie imprese, e quindi aveva come beneficiari soggetti che hanno quelle caratteristiche di impresa che hanno compreso, diciamo, hanno capito questa opportunità e l'hanno colta al massimo. Adesso abbiamo due bandi, uno per superare uno dei problemi annosi di queste zone, che è legato all'abbandono della montagna, cioè la frammentazione della proprietà terriera, sia per l'uso forestale sia per l'uso agricolo. Ed è un bando mirato a finanziare le associazioni fondiarie. Un bando che
attualmente ancora in attesa dell'ok da Bruxelles, ma come diceva Romano, a breve dovremmo avere l'ok, quindi quando partirà vi informeremo e poi su questo ci torneremo. L'altro bando è il B32. Il B32 è un bando, si chiama Piattaforme per la trasformazione delle risorse agrosilvopastorali. È destinato alle reti d'impresa, quindi bisogna mettersi insieme almeno in tre, di cui uno è un soggetto legato all'agricoltura. E qual è il vero valore, oltre a quello di finanziare un'impresa? Il vero valore di questi bandi è quello di creare impresa sulle risorse locali. Cioè, qui la volontà che si è stata fatta di fare un bando specifico per creare le condizioni affinché su questi territori si torni a vivere una volta terminata la ricostruzione fisica, si torni a lavorare e si torni a lavorare attraverso la valorizzazione di quello che c'è in questi luoghi. Quindi a partire dall'agroalimentare, dalle risorse forestali, dalla trasformazione, dalla commercializzazione, dalla vendita attraverso una filiera che faccia sì che in questi luoghi non siano solo dei luoghi di produzione primaria che poi vengono usati e trasformati da terzi. Basta pensare solo alla risorsa legno, che adesso con la crisi energetica assume un valore anche strategico. Perché da qui devono uscire solo prodotti, diciamo, primari che poi vengono utilizzati da altri che ci fanno il valore aggiunto. Questi bandi vanno proprio a finanziare la possibilità di creare delle piattaforme di trasformazione per fare in modo che queste risorse vengano lavorate, vengono trasformate e si arrivi a dei prodotti o dei semilavorati, pensiamo a quelli delle costruzioni, a quelli anche per l'edilizia, ma anche all'arredo legno, oppure nell'agroalimentare c'è la possibilità, specie in queste zone, di riattivare questi processi Puoi fare degli esempi di aziende che si sono rivolte a te che sono adatte? Sì, adesso ho una presentazione, per dirvi, sono arrivate per esempio delle aziende che producono sia semilavorati che lavorati finiti per l'edilizia. Ecco, qua siamo in una zona dove sapete benissimo quanto è importante il manufatto in legno per la costruzione, sia per la ricostruzione, ma non solo per quella diciamo temporanea, ma per quella definitiva. E sull'agroalimentare? E sull'agroalimentare ci sono proposte di trasformazione di filiere legate ai suini, alla trasformazione dei prodotti di salumi e anche a quelli legati alla trasformazione alla valorizzazione, alla trasformazione delle uova, ma anche Aspetta, mi diverse. fermo un secondo. Le risorse ci sono, le Sì. risorse ci sono e siccome i due terzi di queste risorse devono finire nel cantiere 2016, viva il porcellino abruzzese, ma non solo lui. No, esatto. Dobbiamo invitare, se Ecco, no siccome daremo la anche a lui. maggior parte, ecco, la cosa che mi viene da sottolineare, la maggior parte, Il famoso maialino nero. ho detto dell'industria del legno, e che è logico, qui in Appennino non c'è questa tradizione. Qui da noi il legno è per la stufa, per il camino. Non c'è la tradizione della trasformazione del legno per le costruzioni e per l'arredo. Mentre sulle Alpi e in Centro Europa questa tradizione c'è. C'è perché? Perché lì, Ce n'era andata pezza, diciamo. magari, ecco, è vero, è verissimo. C'era qui anche la tradizione, anche nell'Aquilano c'era la tradizione di fare le madie in legno, di fare queste. Diciamo che abbiamo il 37% del patrimonio boschivo come superficie nazionale, siamo il terzo paese esportatore al mondo del legno, ma non è legno italiano, questa è un'altra delle grandi genialità del Esatto, nostro stranissimo paese.
l'80% del legno che trasformiamo poi in arredo, sia per le cucine sia per i mobili, con un valore aggiunto che potete capire è infinitamente superiore al legno grezzo. Quindi la possibilità di dare a questo legno, adesso con le nuove tecnologie, dicevo prima, non c'è più necessità degli abeti o dei cimbri che hanno quelle caratteristiche che poi vanno nelle segherie per fare le tavole di una certa dimensione. Adesso è possibile fare tavole manufatti anche per le costruzioni, quindi hanno anche una resistenza meccanica anche con l'essenza dell'Appennino. Quindi adesso ci sono delle nuove soluzioni tecnologiche che in sostanza orientano e incollano le fibre del legno e le rendono altrettanto funzionali per questi utilizzi. Tra l'altro, una delle candidature è proprio un brevetto nuovo fatto dalle università sia La Tuscia, L'Aquila e del CURS, proprio per creare dei pannelli per le costruzioni con le essenze proprio dell'Appennino. E ci sono delle imprese locali, una molisana e un'altra di Altrio, che vogliono investire proprio qui in queste zone, perché l'Alta Valle del Tronto, l'Alta Valle del Vomano e secondo me anche qui nel Reatino c'è la maggiore potenzialità di utilizzo di questo legno non trasformato in biomassa, che comunque ha un suo valore se gli diamo il valore aggiunto dell'efficienza energetica. C'è un progetto per trasformare, non fare legna d'arde classica, ma trasformarla in pellet e con un maggiore valore calorico aggiunto, ma soprattutto per trasformarli in manufatti per le costruzioni e per l'arredo. Io vado velocemente a farvi... Volevo solo aggiungere una cosa, che quello che sta dicendo adesso è anche coerente con un'altra nostra iniziativa che noi entro l'anno avviamo il finanziamento di quattro grandi centri di ricerca che mettono in rete tutte le università del territorio, e l'Università di Rieti con il Parco Tecnologico di Rieti è proprio la capofila dell'economia circolare, e l'università che in qualche modo coordina tutto questo è proprio l'Università della Tuscia, quindi si possono anche creare... Ecco, capite quanto è importante questo valore aggiunto, cioè da una risorsa locale che adesso è abbandonata, che ha una tradizione che era storica, che poi è stata abbandonata perché le dinamiche economiche hanno portato allo spopolamento della montagna, con le nuove tecnologie tra l'altro prodotte, diciamo elaborate dalle università dell'Appennino in senso lato. Con queste soluzioni si possono poi mettere in piedi delle imprese con delle soluzioni tecnologiche che sono adesso sul mercato, sono disponibili, vengono utilizzate, di fare in modo che qui si possano impiantare questi processi che arrivano a creare un'economia basata sulle risorse locali. E questo è il vero valore aggiunto, innescare questi processi di trasformazione del valore locale trasformati in occupazione e in economia. Non so se si può vedere la presentazione online, chiedo al tecnico se può mettere online la presentazione, così... Ecco, questa è la misura B3. 3.2, la B3.2. Sono appunto, come dicevo, come diceva prima Romano, sono 47 milioni, di cui due terzi nel cratere 2016. Attualmente a Sportello ci sono state delle richieste che hanno coperto meno di un quarto delle risorse a disposizione, quindi stanno più di tre quarti di risorse a disposizione per fare questo tipo di progetti.
I progetti sono riservati, questo può apparire come dire un ostacolo burocratico, però abbiamo visto che è poi abbastanza semplice, nel senso che si possono fare, creare, riservata non alle singole aziende, ma reti, consorzi o reti. E le reti possono essere una rete soggetto con una persona giuridica che magari già esiste, ma più semplicemente anche una rete contratto, cioè una rete che si può costituire da un minimo di tre, da un massimo di sei soggetti, di sei società che attraverso una scrittura privata decidono chi fa cosa e chi è, diciamo, il capofila. È una cosa che si fa a un notaio abbastanza velocemente. Ogni impresa ha un suo progetto e questi progetti chiaramente devono essere coerenti con una filiera, quindi ci può stare quello che fa una prima trasformazione, quello che si occupa della logistica. Cioè, c'è Poi quello che taglia il bosco, quello che fa la segheria e c'è il falegname. no, e poi c'è quello della commercializzazione e della vendita, perché quello è che manca sul posto, che qui c'è una zona storicamente votata alla produzione primaria, ma non c'è la filiera, cioè la trasformazione e la commercializzazione. Quindi anche chi fa il sito internet per vendere queste cose può essere un pezzo della società che fa trasformazione di prodotti agroalimentari e forestali. Perdonami, ti fermo su questo. In tutti i nostri progetti, questo ancora di più, stiamo cercando di aiutare le imprese a fare una cosa. O si impara la cultura di mettersi in rete, oppure l'imprenditore che pensa da solo che se la canta e se la suona sul mercato non regge più. Quindi noi cerchiamo di dare più punteggio a quelle imprese che presentano progetti in rete. Questo varrà anche per il bando dei comuni, perché quello che vale per l'impresa vale pure per i comuni, caro sindaco, e al tempo stesso che ovviamente invece questo bando proprio prevede necessariamente che queste imprese agiscano in rete. Esatto, quindi stiamo parlando, stiamo mettendo, diciamo che questi bandi sono piuttosto ambiziosi per le realtà del posto, però una spinta forte che si vuole dare e dalla risposta che abbiamo avuto da chi ha le capacità poi di fare impresa, come dicevamo prima, le grandi e medie imprese che l'hanno colta, noi pensiamo che se c'è un'attenzione dalle piccole realtà, anche da chi non è imprenditore, perché uno può anche costituire una società ad hoc per mettere in piedi un'impresa in questo senso, ripeto, dall'agroalimentare a qualsiasi prodotto, anche la trasformazione. Per esempio, ci sono state richieste anche del Reatino sulla trasformazione della lana, che sono diciamo potenzialità che possono veramente essere. Cogliere questa opportunità di progetti che possono andare da 300.000 fino a 5 milioni di euro. Quindi stiamo parlando anche di filiere importanti da questo punto di vista. Si può arrivare fino al 75% di aiuti tra fondo perduto e di finanziamento agevolato. Questa è la tabella degli aiuti, adesso ve la faccio vedere giusto per dirvi qual è stato il lavoro di cogliere tutte le possibili spazi di intensità d'aiuto. Quindi c'è il TF Ucraina, c'è il GBER, ci Ecco, ti sono. spiego un secondo, perdonami. I nostri bandi permettono all'impresa di scegliere qual è il regime d'aiuto che preferiscono avere. Quindi, chiaramente, il de minimis ce l'hanno tutti e andiamo oltre. Quindi, noi che cosa abbiamo? Abbiamo bandi che hanno un fondo perduto molto alto, oppure bandi che vanno sui regimi europei, in particolar modo su due regimi europei. Il cosiddetto temporary framework Ucraina, basta dimostrare che hai avuto un danno per l'energia, per i costi derivanti dell'Ucraina, e quindi oltre il de minimis ti diamo 500.000 euro, oppure è il cosiddetto TF Covid, che per la vostra zona che sta in carta d'aiuto vuol dire il 50% di fondo perduto per le piccole imprese. Sì, grazie Romano. E queste cose poi, se vedete poi i formulari online, queste cose si possono dichiarare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà, oppure
Per esempio, vedete qua, no? Poi c'è la combinazione tra fondo perduto e finanziamento agevolato. Qua sì, lo possiamo dire. Sugli altri investimenti vogliamo limitarlo, il finanziamento agevolato, ma sulle piccole imprese c'è la possibilità di combinare fino al 75%, in alcuni casi anche fino all'80%, la quota di fondo perduto con finanziamento agevolato. E cosa si può comprare con queste? Qual è il progetto? Praticamente tutto. Come abbiamo detto, come ha detto prima Romano, c'è la massima possibilità sia dei beneficiari, si cerca di essere il più estesi possibile. Per farvi un esempio, le imprese agricole normalmente non stanno in un regime ordinario. Per ottenere questi finanziamenti, per una norma europea, è obbligatorio stare nel regime ordinario. Ecco, si dà la possibilità anche a chi sta nel regime di contabilità semplificata di fare poi la dichiarazione, di impegnarsi nel caso di finanziamento di passare la contabilità ordinaria. Quindi cosa si può finanziare? Suolo aziendale e sue sistemazioni, quindi anche prevedere di acquistare uno spazio per poi creare questa filiera. Pensiamo all'agroalimentare, oppure alla lana, servivano i capannoni dove immagazzinare la lana sucida prima della lavorazione, l'acquisto di beni immobili, le opere murarie, queste due voci insieme però non devono superare il 50%, poi i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i programmi, le consulenze specialistiche. Nel caso che vi dicevo del legno, addirittura c'è proprio chi si è presentato per aver finanziato un brevetto di un nuovo pannello, proprio di una nuova, quindi siamo anche nell'ambito della ricerca. Le spese non ammissibili sono gli impianti e le attrezzature usate, l'IVA quando se non è un costo, e quegli importi inferiori ai 500 euro e le commesse interne. Quali sono i criteri di valutazione domande? Come si diceva prima, che cosa stiamo cercando di mettere in piedi? Stiamo cercando di mettere in piedi un qualcosa che sia coerente con le risorse locali. Quindi il progetto deve essere commisurato poi con la produzione primaria, la potenzialità del territorio. E qui siamo, se parliamo di questa zona del Aretino, come risorse naturali veramente siamo al massimo, sia come risorse forestali che come risorse agroalimentari. Questa è una delle zone dell'Appennino che da questo punto di vista, sia come tradizione storica ma anche come realtà oggettiva, ha una di quelle potenzialità maggiori, potenzialità che non sono state sfruttate negli ultimi anni e che adesso lo sono ancora meno a causa dello spopolamento provocato dal terremoto, ma che veramente possono rinnescare nuovi processi. Quindi coerenza da questo punto di vista, coerenza di struttura tecnico-organizzativa, perché i soggetti che partecipano devono avere delle competenze o dire di acquisirle queste competenze per fare quello che chiedono di fare, le ricadute occupazionali, l'innovazione tecnologica da questo punto di vista e poi la valorizzazione delle vocazioni produttive della zona. Valorizzazione significa non solo dare valore aggiunto a questi territori, ma anche sfruttare le caratteristiche di questi luoghi, quindi fare il prodotto proprio di questi luoghi che viene solo da qui. Sì, e parlo non solo agroalimentare, ma anche dei prodotti del legno e della lana. E poi la fattibilità e la sostenibilità economica si deve fare attraverso un business plan classico di costi e ricavi. Pure i maiali che ci sta. Esatto, c'è veramente tutto. L'erogazione anche in questo caso siamo alla potenzialità maggiore possibile, c'è un'anticipazione del 50% possibile, quindi che viene fatta entro 4 mesi, quindi stiamo parlando che entro il 31 dicembre uno sa se ha avuto il finanziamento e dopo 4 mesi può avere il 50% del finanziamento, e gli stati di avanzamento possono essere fatti anche attraverso spese non quietanzate. Questo, poi chiaramente prima del successivo SAL le deve quietanzare, quindi anche qui c'è la massima elasticità
e il venire incontro alle imprese da questo punto di vista, fino all'ultimo SAL. Questi sono i siti dove trovate, soprattutto il primo, onestappennino.gov.it, dove trovate le specifiche, le normative, la modulistica, e ci sono anche diverse FAQ che spiegano alcuni casi particolari. Questa è la mia mail, se la volete Ecco, utilizzare per guardatevi la farmi. mail perché questo è l'unico bando che c'ha il consulente personalizzato che è qui presente perché vogliamo a tutti i costi Sì. stimolare, scuotere le imprese a costo, potete pure chiamarlo alle 11 di sera, ma in ogni caso Paolo Pigliacelli è la persona che dà tutte le informazioni, fa un po' di affiancamento. In questo caso abbiamo deciso di fare concorrenti commercialisti, consulenti del lavoro, perché non bastano quelle competenze, qui bisogna metterci anche un po' la Ecco, testa sui contenuti. beh, dopo questo spot, no, Tanto non, ma va tanto non lo benissimo, siamo qui per tanto non lo questo. dovete pagare, lo paghiamo già noi. No, no, È no, pure siamo qui gratis. per questo, siamo venuti qui, abbiamo fatto anche incontri, anche qui vicino ad Acquasanta, siamo sempre a disposizione a questo punto di vista, però ecco, volevamo sottolineare il valore aggiunto di questo tipo di bando, che è un bando basato sul creare impresa sulle risorse locali, quindi non delocalizzabili. E questo è il vero valore aggiunto. Poi c'è Grazie. l'altro che è p.pigliacelli@governo.it.